Nella Cobo Hall però c'è posto anche per un pick-up medio, quel Toyota Tacoma 2016 ispirato allo stile del, purtroppo, uscito di produzione 4Runner e riprogettato pressoché radicalmente. Toyota Tacoma adotta un frontale caratterizzato da linee aggressive e dalle luci diurne a LED opzionali, mentre la fiancata è dominata dai muscolosi passaruota in rilievo. Disponibile con carrozzeria a cabina singola o doppia e trazione posteriore o integrale, monta un nuovo V6 di 3500 cm3 a benzina a ciclo Atkinson, lo stesso adottato per il 1008 della Prius. Il cambio è un nuovo automatico a 6 marce, ma la V6 può contare in opzione anche su una variante manuale. Un'attesa durata 25 anni prima che tornasse ad affacciarsi il mito a quattro ruote di Honda, in America venduta attraverso il marchio Acura, e la NSX, pronta ad esprimere tutti i valori di un marchio che nel 2015 tornerà in Formula 1. Progettata nel centro statunitense di Raymond, oggi la Acura NSX è lunga quasi 4,5 metri. La scocca è un mix di alluminio, acciaio ad alta resistenza e fibre di carbonio. Il sistema di propulsione e trazione è dato dalla somma di un termico V6 di 3 litri longitudinale con bancate a 75 gradi, lubrificazione a carter secco e alimentata a iniezione diretta con due turbocompressori. È affiancato da un motore elettrico e collegato alle ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione a 9 rapporti, mentre davanti ci sono altri due motori elettrici, uno per ogni ruota, che assicurano la gestione attiva ed il dosaggio istantaneo della coppia in curva. La potenza totale dovrebbe superare i 550 cavalli. Ma c'è anche una concept tedesca, la Cross Coupé GTE di Volkswagen, che vuole aiutare il gruppo tedesco a conquistare nuove fette di mercato in America. Lo ha lasciato intendere un portavoce del gruppo, specificando che questa concept anticipa il grande SUV a 7 posti, la cui produzione inizierà a fine 2016 nella fabbrica di Chattanooga, in Tennessee. La vettura dovrebbe appartenere alle ibride plug-in, nel perfetto rispetto dell'ambiente. La Cross Coupé è lunga 483 cm e larga 203 e si prevede sarà motorizzata con un benzina VR6, cioè un 6 cilindri a V stretto, poco più di 10 gradi, di 3,6 litri e 280 cavalli, con 4 valvole per cilindro a regolazione variabile, cui saranno abbinati due motori elettrici, uno anteriore da 55 cavalli e con funzione di generatore e l'altro posteriore che ne eroga 116 per 360 cavalli totali.